Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono Dr. White, siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 14 Ultimate Team e la recensione di un calciatore che è passato abbastanza inosservato in questo Team of the Week. Sto parlando di Alberto Paloschi, Paloschi premiato con la sua versione in form dopo la tripletta realizzata nell'ultimo turno di campionato. Probabilmente vi aspettavate la recensione di Higuaín nella sua seconda versione in forma, che comunque arriverà, ve lo prometto. Cercherò di portarlo probabilmente o domenica o lunedì. Comunque ho deciso di iniziare con Paloschi, che è un giocatore che costa pochissimo, perché costa sugli 11.000 crediti, quindi quasi prezzo di scarto, e mi ha davvero sorpreso. Iniziamo comunque la nostra recensione parlando della velocità. Velocità che non è male, sembra addirittura più veloce di quanto riportato sulla carta. Ha un valore di base già 80, quindi comunque un giocatore non lentissimo, però sembra leggermente più veloce, quindi sull'83-84. L'unico suo problema un po' è la forza fisica che non è eccezionale, quindi perde la maggior parte dei duelli contro gli altri difensori centrali. Per quanto riguarda il tiro, la prima cosa che salta all'occhio è il 97 di finalizzazione, quindi un valore veramente alto per un giocatore con un valore di base così basso, perché comunque me lo aspettavo più in un Higuaín, in comunque giocatori molto più quotati rispetto a un Paloschi. Devo dire che è un ottimo finalizzatore, magari qualche punticino in meno del 97, sarei più sul 93-94 perché avete visto in alcune clip in cui sbaglia tiri anche abbastanza facili, poi riesce però a segnare anche tiri come questo che sono davvero davvero completati da segnare. Quindi il tiro niente male, soprattutto il tiro di precisione. Provate un po' questo tiro di precisione perché vedete, sono riuscito parecchie volte a metterla nell'angolino e questo è sicuramente positivo. A questo si aggiungono le 4 stelle piede debole, quindi potete andare a segnare tranquillamente sia di destro che di sinistro. Quindi per quanto riguarda il tiro è sicuramente promosso. I problemi sono più nel dribbling. Il dribbling è veramente scarso, ha solo 3 stelle skill. E in generale è abbastanza difficile saltare gli avversari, anche perché l'agilità non è altissima, quindi pensavo qualcosina di più per il dribbling, però è più un giocatore per concludere l'azione piuttosto che crearla per i suoi compagni di squadra. Il passaggio è basso, indica sulla carta solo 59, però è in grado anche di andare a crossare per i suoi compagni, quindi non è male sotto questo punto di vista. Chiudiamo con il colpo di testa che non è male, il suo unico problema è che è alto solo 1,82 m. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso non riuscirà a prendere la palla perché ci sono dei centrali che sono alti 1,90 m, comunque molto più alti di lui. Altre volte, in particolare, se andrà a svettare contro i terzini avversari, riuscirà comunque a mettere la palla in rete. Quindi davvero niente male anche per quanto riguarda il colpo di testa. Che cambi system vi consiglio? Il primo è cecchino, in questo caso vado ad aumentare il tiro e il dribbling. Il tiro vado ad aumentarlo perché? Perché il tiro da lontano è abbastanza scarsino, quindi se siete giocatori che vi piace tirare con potenza da lontano è meglio mettergli un chemistry style che aumenta il tiro. Il secondo è cacciatore, in questo caso velocità e tiro. Dove utilizzare Alberto Paloschi? Prima di tutto, medio-medio di workers, quindi potrebbe dar fastidio a qualcuno. Io vi consiglio o il 4-5-1 nella sua seconda versione, in questo caso abbiamo un Paloschi davanti a fare da riferimento, poi abbiamo Walker e Shaarawy sugli esterni che sono molto veloci e possono comunque andare a segnare, e Wilshere e Vidal che comunque sono molto in appoggio alla punta. È una versione un po' più coperta del 4-5-1 classico, ma comunque molto molto efficace. Oppure potete farvi una squadra 3-5-2 di Serie A classica, in questo caso è una formazione che vi consiglio se state aspettando il Team of the Season. Perché? Perché costa solo 33.000 crediti, abbiamo un attacco completo come Di Natale, Paloschi, Hernanes, poi una difesa solida con Chiellini, Ekbonna e Diakité, ve lo consiglio, provatelo, ne parlerò più avanti in uno squad builder. Comunque, una squadra molto solida, costa pochissimo, quindi fatela se state aspettando il Team of the Season perché così non perderete tanti crediti. Conclusione, ha una buona velocità, la finalizzazione è molto buona, ma non è sicuramente il valore indicato sulla carta. Il prezzo è di scarto, quindi potete già tranquillamente prenderlo oggi, anche se è uscito solo da 2 giorni. Il colpo di testa è ok. I problemi sono che non è fortissimo fisicamente, ha un work rate che potrebbe dar fastidio perché è medio-medio, e il dribbling non è nulla di eccezionale. In conclusione, un giocatore sicuramente promosso, abbastanza divertente da utilizzare e che mi ha sorpreso. Per 11.000 crediti, datemi un'opportunità, almeno non usate sempre i soliti giocatori della Serie A come i Barbo, Balotelli, eccetera, eccetera. Quindi con oggi abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Passate alla pagina Facebook che trovate in descrizione e noi ci vedremo probabilmente con la recensione o di Higuaín o volevo provare ad Handanovic.
Non vi garantisco nulla sulla recensione del portiere, però vorrei provarci, quindi noi ci vedremo presto, ciao a tutti!